A tutti, grazie soprattutto ai colleghi per avere con così poco preavviso aderito al nostro invito, perché oggi c'è un'importante novità sotto il profilo politico-amministrativo. Con determinazione numero 10 di oggi, il sindaco Salvatore Quinci ha proceduto alla ricostituzione del plenum di giunta, nominando nuovo assessore il professor Francesco Giuseppe Sant'Angelo. A Sant'Angelo, come adesso si vedrà anche dall'atto formale, vengono conferite le deleghe al personale, cultura, protezione civile ed infrastrutture, deleghe che il sindaco aveva in precedenza trattenuto ad interim dopo la presa d'atto delle dimissioni dell'assessore Torrente. Viene quindi ricostituito il plenum di giunta, che è formato dal sindaco e da sei assessori. Ricordiamo che rimangono invariate sia la squadra di giunta precedente alla nomina di Sant'Angelo, sia le deleghe precedentemente assegnate, che naturalmente poi ripeteremo. Il sindaco quindi trattiene per sé le deleghe alla pesca e politiche comunitarie, turismo e eventi, lavori pubblici, servizio alla città e urbanistica. La rimanenza delle deleghe rimangono attribuite ai precedenti assessori della squadra assessoriale della giunta Quinci. Io mi taccio e do subito la parola al segretario comunale per gli adempimenti di rito, e poi il sindaco, il mio assessore, andranno naturalmente a conferire. Buongiorno, le do lettura del processo verbale di giuramento, al quale verrà invitato il neo assessore a prestare giuramento. L'anno 2024, il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 12:35, nella sede comunale di Mazara del Vallo, in presenza del segretario generale del comune di Mazara del Vallo, Salvatore Pignatello, il dottor Francesco Giuseppe Sant'Angelo, nato a Palermo il 3 ottobre del 1980, residente a Mazara del Vallo in via Castelvetrano 24A, nominato alla carica di assessore del comune di Mazara del Vallo con determinazione numero 10 del 1 febbraio 2024, procede a prestare giuramento ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto Comunale in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 del 92, pronunciando la seguente formula. Prego, prego, assessore. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Quindi con il giuramento l'assessore Francesco Giuseppe Sant'Angelo è a tutti gli effetti assessore della giunta comunale, che è presieduta dal sindaco Salvatore Pecci. Sindaco. Bene, sono molto contento oggi per questa nomina e c'è più di un motivo per rallegrarsi. Intanto ricomponiamo la giunta a seguito delle dimissioni dell'assessore Vito Torrente, che ricordo nei suoi un anno e mezzo di presenza in questa giunta ha lasciato il segno sicuramente in un assessorato importante come quello dei lavori pubblici. Oggi ho la voce molto leggera, diciamo che sono ancora i postumi di un'influenza che tarda a passare, per cui mi perdonerete se sarò più sintetico del solito. Posto che viene occupato dal professore Francesco Sant'Angelo, che conosco da tempo, del quale apprezzo innanzitutto il lato umano, una persona garbata, gradevole, sicuramente seria e in grado di intavolare discussioni importanti con tutti, con coloro che sono vicini alla sua posizione su tanti temi e con coloro che invece ne sono lontani e in grado di trovare punti di incontro. E poi ci sono i temi, quelli politici amministrativi, che sono altrettanto importanti. Entra in giunta il segretario cittadino del Partito Fratelli d'Italia. Noi confermiamo la nostra visione amministrativa sulla città, quella in cui i partiti, i gruppi, i movimenti di impegno che
che vogliono dare un contributo serio, importante, costruttivo all'amministrazione di una città difficile come Mazara del Vallo, in un territorio complicato come quello siciliano, e che vogliono e che aspirano con ambizione a costruire un trend positivo per la nostra città, che è quello che già da qualche anno abbiamo innescato, sono i benvenuti in questa coalizione che ha la stessa determinazione del partito che è rappresentato da Francesco Sant'Angelo a generare valore vero nel nostro territorio. E poi c'è un altro tema che mi sta molto a cuore, che è quello generazionale. Io sono convinto che questa città ha bisogno di una generazione nuova di classe dirigente, che, guardate, non è un tema legato solo all'età, l'età è uno dei componenti. C'è una generazione che è pronta, nuova, di classe dirigente, che o è tale o lo vuole diventare tale, che si vuole impegnare e ha a cuore lo sviluppo della città. Questo è un patrimonio per noi da tutelare, da valorizzare e da promuovere con tutte le energie. Su questi temi così importanti abbiamo trovato convergenza in questi giorni con il partito Fratelli d'Italia e con il professore Francesco Sant'Angelo, e oggi siamo pronti a mettere in campo per questo scorcio di sindacatura e per l'amministrazione futura e i prossimi anni di questa città questo impegno e queste convergenze. Quando si ha a cuore il futuro di un'intera comunità, quando si è disposti per questo a mettere in campo il massimo impegno, non ci sono posizioni differenti, posizioni di provenienza differenti che possano dividere, ma al contrario si trovano percorsi unitari da percorrere insieme. Sono certo che Francesco Sant'Angelo sarà un amico sicuramente, un compagno di impegno e di strada in questo percorso che tutti quanti noi abbiamo individuato in questi giorni. La Giunta si ricompone con la stessa determinazione e impegno di questi anni, proseguiremo fino a fine mandato per mantenere l'impegno che abbiamo preso con la città e con gli elettori. Allora, doveroso un saluto del mio assessore Francesco Giuseppe Sant'Angelo. Allora, intanto ringrazio il sindaco, ringrazio la giunta e tutte le persone che sono qui intervenute oggi. Per noi è una responsabilità importante che abbiamo deciso di intraprendere, non è semplicemente una ricomposizione della giunta in termini soltanto numerici, ma abbiamo deciso di farci carico delle responsabilità e di portare insieme al sindaco e a tutta la giunta tutte le iniziative che già sono in essere, altre iniziative nuove che possono contribuire al futuro della nostra città non a breve termine ma a lungo termine. Abbiamo deciso di affrontare questo impegno con determinazione, siamo una squadra abbastanza coesa e compatta e siamo sicuri che riusciremo a dare il nostro contributo. Grazie. Complimenti. E allora prima di concederci, quindi riepiloghiamo anche per i colleghi, riepiloghiamo la posizione della giunta comunale di Mazara del Vallo a seguito della determinazione sindacale numero 10 di oggi. Il sindaco Salvatore Quinci trattiene per sé le deleghe alla pesca, politiche comunitarie, turismo, eventi, lavori pubblici, servizi alla città ed urbanistica. Vice sindaco Vito Billardello, assessore con deleghe a welfare, sport, pubblica istruzione. Assessore Matteo Buonmarito, deleghe ai servizi cimiteriali e demografici, polizia municipale e attività produttive e servizi alle imprese. Assessore Gianfranco Casale, con deleghe alle politiche giovanili.
partecipazione e coesione sociale, innovazione, smart city e benessere degli animali. Assessore Teresa Diadema, con deleghe all'agricoltura, arredo urbano e verde pubblico, sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili. Assessore Gioacchino Emmola, con deleghe all'ambiente e al patrimonio. Assessore Francesco Diliberti, con deleghe bilancio, tributi, rapporti con il Consiglio Comunale. E neo assessore Francesco Giuseppe Sant'Angelo, che ha la cultura, poi la protezione civile e anche il personale e le infrastrutture. Complimenti ancora e quindi benvenuto nella squadra del Comune di Mazara del Vallo. Grazie a tutti voi. Grazie e buona giornata a tutti.